Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Ci sono novità importanti che riguardano Palworld direttamente dall'evento di ID at Xbox. Si è tenuto infatti ieri questo evento dove è stato presentato da Pocket Pair un nuovo trailer che riguarda la nuova isola, riguarda i nuovi PAL e riguarda anche alcune nuove armi. Infatti, se vi ricordate, tempo fa feci un video dove vi riportavo proprio le parole degli sviluppatori che ci avevano detto che sarebbe arrivata una nuova isola, sarebbero arrivate delle nuove armi e dei nuovi PAL. La cosa importante è che sembra essere tutto confermato per quest'estate, quindi abbastanza vicino come uscita, perciò tra poco andremo a vedere il trailer in tutta la sua interezza e cercheremo di analizzarlo poi pezzo per pezzo. Vi voglio anche far presente di controllare sul canale YouTube di Xbox perché c'è un'uscita ulteriore molto interessante che mi ha gasato tantissimo. Io non sono più un giocatore di primo pelo e chi come me ha giocato a suo tempo i Commandos sa benissimo che è una saga indimenticabile e all'evento ID at Xbox è stato presentato un nuovo capitolo. Il trailer fa molto ben sperare, credo proprio che lo porterò sul canale e do questa informazione proprio a chi è un fan della saga come me e sarà anche possibile registrarsi per la closed beta, quindi affrettatevi. Ora però torniamo a noi e prima di andare a vedere tutto il trailer di Palworld vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un pollicione se il video vi gusta e di controllare in descrizione dove trovate il mio canale TikTok dove iscrivervi e il link per il server Discord dove entrare ed avere tutte le informazioni e le novità dei giochi che porto sul canale. Ma ora vediamo tutto il trailer insieme. Ok, abbiamo visto insieme tutto il trailer completamente, ma cerchiamo di spezzettarlo e vedere tutto quanto nel particolare. All'inizio abbiamo questa scena con questi fiori di ciliegio che cadono. Sembra quindi essere l'ingresso per una zona importante, magari una cittadina. Non credo sia un nuovo bioma a vedere così, ma semplicemente proprio l'ingresso verso qualcosa che magari andremo a combattere, una torre o qualcosa del genere. Proseguendo poi ci danno un piccolo spoiler sui nuovi PAL. Come vedete qui abbiamo delle piccole informazioni. Con New PALs are coming. Ecco qui il nuovo PAL. Abbiamo un combattente sicuramente perché come noterete è vestito con una cintura nera. È un ranocchio. Sembrano un po' quelli che sono nell'anime di Naruto. Magari non c'entrano assolutamente niente però... Diciamo che sembrano dedicati alle arti marziali con questo bastoncino e proprio anche dal fatto che sono vestiti come dei combattenti di arti marziali. Ecco che arriva poi questo uccello, questo simil struzzo, chiamiamolo così, anche se devo dire che dai colori ricorda moltissimo Phaleris. Se guardate ha gli stessi disegni, anche, torniamo indietro un pezzettino, ecco qui, anche proprio dal colore e dai disegni che ha sulla corona intorno al capo. Con questo non voglio dire che arriveranno le evoluzioni, anche se la somiglianza è davvero molta. Quindi potrebbe anche essere che, nonostante non ci siano informazioni in merito, le evoluzioni arrivino anche qui su Palworld, perché è molto molto somigliante a Phaleris, sia come colore. Il tipo è praticamente identico perché è un uccello e se vedete l'attacco che compie in questo spezzone sembra utilizzare anche il fuoco. È vero, ha anche la terra, ma probabilmente proprio perché non sembra essere in grado di volare ha questo tipo di attacco, mentre evolvendosi magari in Phaleris poi avrà degli altri tipi di attacco. Ecco, questo potrebbe essere un piccolo collegamento che
magari ci lascia intendere alle evoluzioni, magari no, ma io comunque non ci metterei la mano sul fuoco. Ora passiamo al prossimo, andiamo avanti e vediamo questo, non so come definirlo, sembra una volpe mistica, forse sarà dovuta all'oscurità anche perché attorno a lui è tutto notte, sembra un po' in stile Kadabra dei Pokémon. Io i nuovi Pokémon non li conosco, posso solo dare un piccolo aggancio a Kadabra con questo, ma non avendo più giocato a Pokémon, tutti gli altri PAL e anche questi quattro che si vedranno non posso accomunarli magari a quelli nuovi. Questo un po' ricorda Kadabra, ecco, se posso dirlo. Quindi sembra un po' mistico, un Pokémon oscuro, vedremo che tipo di attacchi farà quando uscirà l'aggiornamento. Ora vediamo l'ultimo, che sembra essere in branchi piuttosto numerosi. Qui abbiamo sicuramente un nuovo bioma, come vedete, perché ci sono questi funghi giganteschi dove pascolano questi PAL. Sembrano dei piccoli draghi fatti a fungo, hanno anche la coda a fungo, sono piuttosto simpatici, devo dire. E mi viene da pensare che siano di tipo drago perché sembrano essere in gruppi numerosi. Se vi ricordate, in Palworld ci sono diversi tipi di PAL che girano in branco che sono di tipo drago. Ad esempio i Relaxaurus, così anche come i Dinosom. Quindi mi viene da pensare che sia di tipo drago. E visto che non ci sono dei tipo drago che hanno anche l'elemento terra, mi viene da pensare che questo tipo di PAL possa essere di tipo drago e terra. In Palworld infatti già ora abbiamo diversi tipi drago, ma quello che manca è proprio l'ibrido con il tipo terra, quindi magari sarà così. Ora, proseguendo, abbiamo invece delle nuove armi che ci vengono fatte vedere. Abbiamo questo lanciafiamme, sicuramente ci saranno diverse versioni, proprio come per tutte le armi avremo quella comune, quella non comune e quella leggendaria che possiamo prendere solitamente solo da un boss. Quindi anche qui una nuova arma con diverse rarità. Sembra anche essere molto efficace, è un'arma che in verità è già presente in gioco perché la utilizzano una delle fazioni umane in gioco. Ora non mi ricordo precisamente quali di queste fazioni è, sicuramente è una di quelle che troviamo nella zona desertica e utilizzano già un lanciafiamme, quindi in verità questo tipo di arma in gioco c'è già, ma non la possiamo utilizzare noi. E potrebbe sicuramente rivelarsi molto utile, specialmente contro i PAL di tipo erba. Quindi vedremo se funzionerà bene. Abbiamo poi un'altra arma che sicuramente ci gaserà molto, perché guardate un po' qui, un fucile che spara dei colpi laser, quindi un'arma totalmente nuova, non si è vista in nessuna fazione in questo caso e sembra essere davvero molto bella e molto potente. Dall'immagine sembra che dobbiamo anche portarci una sorta di caricatore sulla nostra schiena, perché come vedete ha tipo una capsula, tipo una piccola cisterna dove magari si porterà del plasma che saranno le munizioni proprio dell'arma in sé. Non solo questo, si vede in questo piccolo frangente, ma vediamo anche uno dei quattro nuovi PAL in azione, più precisamente la ranocchia che scaglia una bolla d'acqua, presumo, addosso al nostro avversario. Come vedete la genera tramite il suo bastone, sembra, e la lancia proprio al PAL che stiamo combattendo. Quindi una nuova tecnica che i PAL possono utilizzare. Sicuramente con l'arrivo di tutti questi nuovi PAL ci saranno una marea di nuove mosse, ci saranno una marea di nuovi frutti che potremo utilizzare per donare le mosse ai nostri PAL. Quindi magari questo tipo di attacco sarà uno di quelli. Proseguendo poi il trailer praticamente finisce e ci fanno vedere in serie tutti e quattro i PAL che arriveranno con la nuova isola. L'ultima cosa da vedere verso la fine del trailer è questo piccolo passaggio dove ci stiamo incamminando verso questa casetta. In verità è l'inizio del trailer, come vedete in questo piccolo frame dove ci sono i ciliegi, quindi può essere che ci sia anche magari un nuovo NPC all'interno di questa casetta, ma sullo sfondo, cosa ben più importante, come vedete qui in alto abbiamo una nuova torre.
Quindi sicuramente ci saranno dei nuovi boss da affrontare nell'isola. Non si sa naturalmente quanti, speriamo almeno tanti quanti ne sono stati messi nella prima isola e speriamo di sconfiggerli senza troppe difficoltà. Quindi questo era un po' tutto quello che volevo spiegarvi, farvi vedere più nello specifico che riguarda questo nuovo trailer di Palworld. Speriamo di avere più informazioni in merito il prima possibile. Ora vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto e di controllare in descrizione dove trovate il link per il mio canale TikTok dove iscrivervi e anche quello per il server Discord dove unirvi per avere novità e informazioni di tutti i giochi che porto sul canale. Io ora vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!